Attenzione, please. Buongiorno a tutti. Oh, come gira la testa, belle cose, ragazzi. Ieri ci siamo tequilizzati, tequila nastro. Vai, quel grande Salvo. Trucco e parrucco. Vai, attenzione, please. Siamo Attenzione, pronti stasera, ragazzi, per gli stasera auguri di Natale è e per regolare. massacrare Mister Parenzo, eh? Come minimo, è Vai, regolare. Pavel! Pavel! Allora, fra poco faranno l'ingresso qui due persone che non sono quelle che vi aspettate, perché le persone che vi aspettate entreranno intorno alle 20.08, dunque tra una decina di minuti. Chi sono quelli che Beh, tra le 20.08 entreranno due persone che stasera sono avvelenate, soprattutto una è avvelenata. Una è avvelenata, Filippo Champagni è avvelenato sul caso Ferragni, ve lo dico subito, Filippo è avvelenato, non so Nevio, ma Filippo è avvelenato. Ma Prima chi se ne però frega? due Che me ne vecchie... frega a me? Ma cosa fai il trailer di chi arriverà? Manco fosse l'ultimo film della Disney e della Marvel che esce. Arrivano due scombinati, uno ubriaco perennemente che va 5-4 volte a settimana a farsi i capelli, un coglione di primo livello che fa le scommesse, non ha mai lavorato, un idiota che va nelle discoteche a farsi le serate, finisce in gaina alle 6 del mattino perché ho visto i video, va a mangiarsi i panini, rompe le palle alla gente che lavora, perché lì arriva e fa attenzione. Attention, please. Perché quando ha degli annunci parte dice attention, please. Quando l'annuncio è ancora più importante, ho scoperto, dice attention the attention. Ma ci rendiamo conto dell'idiozia? Ma ci rendiamo conto dell'imbecillità di uno che se deve. Sarebbe come se io dovessi dire, quando vado alla 7, inizio la puntata e dico attention the attention, please. Oggi hanno buttato giù il MES. Ma ti sembrerebbe? Mi arresterei Beh, dopo un faresti il minuto, botto, mi secondo me faresti il chiamerebbero. botto. Dopo un minuto mi chiamerebbero dall'azienda e dice: guarda, scusi, dire attention the attention. Please, mi sembra un'idiozia assoluta. Ti immagini tu? Secondo te, Ma secondo te, è un uno modo di inizia la dire. rettitina anziché dire buonasera, buon Sì. giovedì, oggi tante notizie. Attention, the attention, please. È come se uno avesse delle notizie. Perché poi lo dice due volte questo povero imbecille. Perché gli va detto, quattro. gli va Guarda che detto, gli va lo stai detto, caricando gli ancora va di più. detto. Un idiota che Fermola, dice quando ha fermola. l'annuncio importante. No, questo me lo devi far dire. Quando Ma ha adesso dopo l'annuncio glielo dici, porca importante, puttana. fateci caso, quando ha Sì, fa l'annuncio attention di importante attention. dice di attention di attention, un idiota di primo livello, un idiota di primo livello. No, fermo un cazzo, guarda, ma va a far culo. Attention please, guarda qua il fa Nevio, saluta, inchinati, va, inchinati, va, siete tutti presenti oggi, vai, regolare, vai, spingere, spingere tutti a spingere oggi, tutti alla canna del gas, e stasera ne ho tantissime da dire contro Parenzo, contro Parenzo preparatevi. lo massacriamo. L'introduzione a Filippo Champagne a Nevio lo stirato, mandatemi file recenti, vai regia. Attenzione, please. Allora, poveracci, fa un po' caldo qua, però la pettata c'è sempre. Ma che roba? E poi vedo la gente bombata, fanno i fenomeni, anabolizzanti, questo, quello. No, io sono regolare, non mi... Ma andate a rubare, va! Questo è natural! Questo è natural! Questo è natural, cazzo! Paracci di merda! Mamma mia! No, la mia... Adesso mi sta indo, devo bere qualcosa che mi sballa da paura. Mi manda fiora, fiora, fiora. Adesso c'è un attimo di concentrazione, devo studiare cosa bere. Voi studiate a scuola, fate i bravi, diplomatevi, laureatevi, fate... Io devo studiare cosa bere. Ricordatelo, perché è un'ultima cosa, il mio aperitivo è il vostro coma. Ore 3:15 del mattino. Ci cuciniamo quello che abbiamo vinto stasera, dai. Ce lo cuciniamo tutto, va bene? Va bene, ragazzi, ce lo cuciniamo tutto, eh? Cosa cucina? Ce lo cuciniamo Che bello tutto, ci squallore. mangiamo una bella magnata di letto di viole. E vai, com'è che si fanno gli chef che spadellano? Vai, così, ragazzi, così. Vai, poveri! E i gufi muti, e le macumbe mute, mute tutti.
Filippo Champagne, buonasera, buonasera, buonasera. Buonasera a tutti. Nevio L'ho Stirato, buonasera. Grazie. Buonasera, signor Nevio, buonasera. Sempre in coppia. Allora, io vorrei però che Filippo, prima di affrontare il caso Ferragni, su cui è molto avvelenato, vorrei che rispondesse un attimo a Parenzo su quello che ha detto prima. No, ma cioè, dico una cosa in più. Mister Parenzo, mi hai preso in giro. Attenzione, please, come fai a presentarti così? Quando ti ho visto, mi hanno mandato un video che eri con un personaggio, ahimè, che non mi piace assolutamente, il compagno della, casualmente, della Chiara Ferragni, e tu dicevi attention please, certo, ma lo dici sempre, allora perché mi è entrato, ma perché tu, purtroppo mi è entrato nella testa, appunto, purtroppo questo è il crimine, questo mi fa assoluto piacere. Mister Parenzo, tu sei quello che qualche anno fa hai dichiarato che l'uomo, l'imprenditore dell'anno è stato quello lì di colore Suma Oro, ma se che no, brava persona, la cooperativa che utilizzavano i soldi al posto di aiutare i migranti, se li spendevano i vestiti, come no, la moglie, lui. Chi è? Cosa vuol dire? Non lui. Ma di cosa dovrebbe piacere? Dai. La moglie di suo non moro si ballava la fresca. Non ti dovrebbe piacere. La moglie di suo moro si ballava la fresca per citare un ottimo personaggio dell'anno come imprenditore. Ma perché a rubare i soldi? Pensa a Parenzo. Pensa che Budino che è suo moro. Pensa che Budino. Suo moro acchiappa la fresca e la moglie la spende. Pensa che Budino che è suo moro. Budino, filosofico. Pensa che il commento filosofico. Cioè lui faceva la fresca e la moglie la spendeva. È un poverello. Due somari, un ubriaco e uno che non c'è. Ha usato le cooperative per fare la bella vita. Calma. Volevo chiedere al signor Nevio L'ho Stirato cosa ha votato alle ultime elezioni. Oppure lei interdetto non può votare. Io sono 30 anni, 40 anni che non voto. Lei disprezza la politica, lei. Non è che la disprezza. No, no, non voto perché io sono vecchia data, io sono ammiratore del grande almirante, dopo di lui anche lei è ammiratore del destra, anche del pelatone, beh, Messino, quello no, non ce l'ho più, ce l'avevo anche nel portafoglio addirittura ma non mi stupisce, sai che non mi stupisce, ma è non mi stupisce che uno con le pezze al culo che va a giocare calma. Allora che dicevi? Niente, ogni tanto adesso è un po' che non ce l'ho, però ce l'ho a casa. C'avevi la foto del pelatone? Sempre la foto del pelatone, tutta la famiglia, papà, nonno, tutti fascisti. Ma che però bello. Posso dire una cosa, Nevio, uno che si è stirato come ti sei stirato tu, grande rispetto, perché lo sai che ti ammiro e ti abbraccio fortissimo. Ammiro, adesso non esageriamo, rispetto per la persona che comunque è ancora in piedi nonostante tutto quello che è successo. Tu, grande ammirazione, io mi sarei già suicidato al tuo al posto. Beh, tuo regolare. Invece il fatto che stai in piedi, regolare, posso dire che uno come te durante il fascismo l'avrebbero impiccato, sicuro. Così impiccato, posso dirtelo in maniera sincera. Però posso dirti una cosa? Allora, questo è anche vero. Appunto. Però io, detto internosse, vorrei che ritornerebbe quei tempi. Cioè, ritornasse quei tempi lì. Sai perché? Per un semplice fatto. Perché basta, mi sono rotto il cazzo. Chi va a fare le rapine, dice cazzi di migrare. No, vabbè, ma che c'è? Ma adesso ci facciamo dare. Tu devi stare zitto e dovresti andare ad aiutare a far sbarcare i migranti con i danni che hai fatto alle casse dello Stato. Vergognati. Lo Stato, di cosa stiamo parlando? Quei migranti lì, a differenza tua, vengono qui per lavorare, tu invece ti mandi la fresca con quell'altro ubriacone del cazzo. Vengono qua per lavorare. Conosco tanti, sono anche i miei colleghi, tra parentesi. Colleghi e di sono cosa? Tanta roba. Cioè, per fare di lavoro. No, colleghi di lavoro. Sì. Però dico una cosa. Se sto parlando dei clandestini, però comunque piccolo inciso. Non è che ci vuole Mussolini per fermare i clandestini. No, allora, aspetta. Vediamo cosa ti piaceva del pelatone? Vedevo cosa ti piaceva quello che ha creato, l'autorità che ha creato. Beh, intanto la quello pensione. La pensione, ma non è vero, tutte cazzate. No, come no? L'Inps è stato il Duce a farlo, ragazzi. Non scherziamo. Senti lo storico. Ascoltami bene. A Milano sei delinquenti su
10 sono stranieri. Lei conosce, scusi, signor Champagne, lei conosce, signor Paolo, Paolo Mieli. Mieli? Lei conosce, signor Paolo, si Paolo Mieli? Lo puoi dire anche di no. No, no, sai che è stato direttore del Corriere della Sera. Però questa roba qui, ma perché ignorante? Sei delinquente. Scusami, Giuseppe, signor Cruciani, 6 delinquenti su 10 sono stranieri. Poi, per carità, c'è lo straniero bravo. Io ho amici che lavorano, ben vengano, ma se tu vai, l'ho detto mille volte, vai in stazione centrale, io non posso andare a prendere un treno di notte perché devo stare attento alla mia vita. Vabbè, però e sono tutti sono stranieri lì, non c'è un cazzo di italiano. Allora, e tu dove sei, Parenzo? Voglio sapere dove sei. Sei a cazzo sei, a chiacchierare, sei al tuo programma televisivo. Ma io sei alle su 3 10, di notte, sai quanta mi... la percentuale? Ma 3 di notte, fai calcoli in percentuale, casa, che sei intelligente. Allora, fermi tutti. Allora, però c'è il signor Filippo Champagne che scatena innanzitutto. Come sono andati queste ultime 3 settimane a livello di gioco? Benissimo. Bene, bene. Sì. Allora, sì, sabato sera ho perso 9.000 euro a Lugano, però 9.000. Poi sabato sera 9.000 euro a Lugano. E poi? Poi dopo ho fatto, invece, 2 giorni dopo ho fatto campione Mendrisio, ne ho vinti quasi 15, quindi sei inattivo. 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 15 e 9. 15. Come un'altra cosa che volevo dirti, scusa, sì, sto parlando, come quelli che si mettono sulle strisce per le manifestazioni, che la gente non può andare a lavorare, nuova si crea tra. Ultima sai generazione. Cosa farei io, Parenzo? Farei una legge, stirateli con le macchine, perché se ne stiri 3 è o 4 grave. Li fai però. Fuori stirate, 3 o 4 se ne stiri 3 o 4 se ne stiri 3 o 4 non si mette più nessuno sulle strisce, non si mette più nessuno, te lo dico io. E la gente che lavora, guadagna il pane, si spacca il culo, va a lavorare senza far la coda. Ubriacone, è una stronzata, tua idea, sei un ubriacone di testa, sei invece, va. Scusi, invece a livello di champagne, io comunque non ho tempo da perdere con sta gente, perché stasera ho una cena importante a casa dove cazzo stai qua, adesso dobbiamo parlare anche della situazione Ferragni, ti voglio presente, esatto, ti voglio presente. Allora, però voglio chiedere una cosa. Andiamo a sciabolare a stasera livello, a casa. A livello, come dire, alcolico, com'è andata la settimana di dieta? Quando non ci sentiamo, com'è? Ubriacato quasi tutte le sere. Tutte le sere. Sempre, fisso. Ieri è pesante, ieri abbiamo bevuto io e mio amico quasi 4 bottiglie di tequila. Ho visto i filmati. Ma come cazzo fai a resistere? Io ho visto i filmati stamattina, ho detto, ma questo come cazzo fa a resistere? Ho sofferto. Cioè, 4 bottiglie di tequila in 2. Ho sofferto un po' oggi pomeriggio quando mi sono svegliato, 2 ore un po' di ansia, così, però poi adesso già sete. Stasera mi bevo una bella bottiglia di vino, poi c'è la festa della Curva Nord, quindi stasera si fa 4 bottiglie di tequila in 2, cioè 2 litri di tequila a testa più o meno, 2 litri di tequila. Sì, quasi. 2 litri di tequila a testa, ragazzi. Sì. Io ti giuro, ho visto quei filmati. Ma la verità, là. Vieni con me una sera. No, ma lo so, l'ho visto. No, ma l'ho visto. Io se mi sono messo nei tuoi panni. Io se io bevo 2 bicchieri di tequila mi portano allo spalato. Ma sai perché? Perché il mio aperitivo è il tuo coma etilico. Lo dico sempre, no? Ma non è una cosa di cui vantarsi, però. Ma che non mica mi vanto di essere un ubriacone come dici te? Scusi. Però sono ubriacone che beve le cose buone con la testa. Tu bevi vini da 5 euro più IVA. Perché sei salito adesso un po'. L'altro giorno ho visto che lei ha fatto una marchetta, uno che sostiene di migliorare l'attività erettile. Ho visto benissimo. Sì, ma lei fa le marchette, giustamente, marchette, pubblicità, eccetera, perché fa quello di mestiere. Ma va benissimo. Cioè, quando lavora, fa queste cose qui, signor. Molto selezionate. Io non è che sono tutte selezionate. Pochissime ma selezionate. Questo ragazzo qua insomma, lei ha problemi di attività erettile? Ah, io? Lei ha problemi di attività erettile? Se mi bevo 5 bottiglie di champagne, però c'è sempre la lingua e il dito. Con quelle lì non sei mai finito con quelle ragazze, capito? Con la lingua e il dito non sei mai finito. Io su questo interromperei. Ma ti rompi, chiudi. Aspetta, io via, su questa poesia interromperei la prima parte. Dopo affronteremo altri temi. Con la, ripetimela un po', con la lingua e il dito. L'uomo non è mai finito. Fermi tutti. Mamma. Fai crescere le tue competenze con Erasmus. Non ho mai creduto in un'emozione che dura 90 minuti. Nelle scommesse penso che il fattore adrenalina sia quasi tutto. Quando girano l'ultima curva e sono in dirittura, l'emozione che si prova è davvero indescrivibile. Questo è ciò che cerco ogni giorno, costantemente, con tutto me stesso. Ed è questo che voglio trasmettere alla mia gente. Per questo ho deciso di fondare Scuderia Champagne. Un gruppo di amici con un obiettivo comune. Andare alla cassa. Incredibile, ragazzi.
com'è che fai quando arriva un cavallo? Quando arriva un cavallo, come fai? Quando sta per arrivare un cavallo, com'è? Com'è che ti carichi? Quando vedi un cavallo là quando che sta per vincere, che sta per rimontare, come fai? Io sto sempre zitto, io grido poi, gli ultimi 10 metri. Quando è sul palo, quando è sul palo, dico vai, scappa! Cassa! Poi ovviamente lo dico molto più. Cassa! Poi, adesso non viene bello forte perché non ci sono sui soldi. Se c'è la fresca, vedi come gridi poi, capito? Cassa, cioè, vai! Quanto è il massimo che hai giocato su un cavallo tu? Il massimo? No, non tanto. I cavalli, il massimo che ho giocato 2.000-3.000 euro su una singola corsa. Una singola corsa. Un cavallo, una gara. Una gara. Allora, abbiamo qui però, caro Parenzo, una grande sorpresa. Mamma perché mia. Al posto di Nevio, che sta qui accanto adesso riconquista mamma il suo posto, mia. C'è una ragazza, tu ti stupirai e griderai all'orrore e dirai dov'è il compagno? Dov'è il compagno? Una ragazza, si chiama Grazia, giusto? Sì. Buonasera. Buonasera. Non si emozioni. È incinta di 9 mesi. E cosa guarda, è venuta fatti a fare, dare la foto, fatti mandare la foto, fatti mandare, gliel'hai mandata. Scusi, è veramente a 9 mese lei, signora Grazia? Sì. Nono mese. È un, che sesso? È un maschio. È un maschio. La domanda sorge spontanea, Parenzo è distratto, ma glielo sì, il padre si sa perché è qua dietro. È qua dietro il padre. Però credo, no? È qua dietro, giusto? Sì, sì, sì. Ecco, lei la domanda sorge è il padre, sicuro. La domanda sorge spontanea, lei che cosa è venuta a fare qui? Cioè, questo è il punto. Certo, gliela dovrebbe fare Parenzo, che però vede distratto col telefono. Lo può vedere. Sto guardando la foto. Sto guardando la foto della signorina vestita di rosa. Ma sei scandalizzato per questa cosa? Sei scandalizzato? Ma mi sembra una cosa pazzesca. Cioè, anche l'ipotesi che possa, ad esempio, nascere quella creatura meravigliosa in un contesto subnormale. Subnormale, circondata da uno che c'ha che pezza al culo, l'altro che si ubriaca, attention please, e altri ragazzotti che anziché studiare o andare con le fidanzate. Un applauso studio, al pubblico di stasera, applausi regia, grazie. Mi sembra un consesso drammatico. Dopodiché, ragazzi, cosa vi devo ascolta, dire? Se anche questa donna Parenzo, è incinta. Io ti dico una cosa, no, un secondo solo. Questa ragazza ben venga a fare i figli, perché bisogna farne tanti figli, perché qua con tutti questi stranieri Parenzo. Dobbiamo fare quali stranieri? Io voglio fare un figlio con amore. Però io dico Parenzo, quattro ne ha fatti, alle coppie che si amano, facciamo tanti figli, perché sennò tutti questi stranieri come ci devastano, bisogna fare figli. L'Elon Musk dell'alcol. E questa bellissima ragazza, grazie, ha già in grembo un maschietto che sarà un follower di Nevio. Adesso questo non lo so se sarà follower di Nevio, subito follower di Nevio. Però scusa ragazza, lei il suo figlio, ascolto, come si chiamerà, lo sa? Non credo, né Nevio, né No, per adesso non lo stiamo divulgando. No, non lo stai divulgando. Vabbè, comunque. Brava. Scusi, ma cosa è venuta a fare? Scusi, lei sentirà il suono della zanzara lì? Cioè, sì. Lei non ha problemi al riguardo? Cioè, non pensa che possa essere influenzato un po' dalle parole di Nevio, le parole di Filippo, no? No, vabbè, secondo me è giusto che si faccia un'opinione su tutto. È influenzato bene, poi, scusa. No, ma così dico in generale. Farsi un'opinione grazie, su quello io sono che, molto scusi, contento signora. Di ospitare una ragazza che ha in grembo un bambino, ormai al 9° mese, che è venuta qui, penso trascinata a forza dal suo fidanzato. L'ha costretta no, a venire qua. No, in realtà era il mio regalo di Natale per lui. Ma veramente, regalo di Natale per lui. Cioè? Grazie signora, grazie regina. Grazie applausi. Veramente, applausi. Grazie Piero. Allora, tu se dovessi, caro Filippo, identificare una ragazza con cui vorresti stare, una volta hai detto la vorrei ludopatica, ovvio, e alcolizzata. Eh beh, che beveva con me, sennò cosa cioè, la faccio? Vado cioè, ludopatica alcolizzata sarebbe il top. Ah, perché il vino è condivisione. A me, io a casa mia da solo, a parte il coronavirus che ero chiuso in casa obbligato, anche lì non commento che è meglio, e lì bevevo come un pazzo. Però se vado a cena con la mia compagna deve bere anche lei. Cosa faccio? Cioè, bevo solo io. E se alcolizzata è meglio, diciamo. Se beh, se è bella ubriaca ancora meglio. Ancora meglio. Comunque, questo ma sarebbe meglio? La tua messaggio. La mia ultima fidanzata, che poi adesso non dove l'hai conosciuta? Nominare. L'ho conosciuta al casinò, ragazzi. Al casinò. A Lugano, l'ultimo dell'anno. Che è una che deve giocare anche. Ragazza, se gioca. No, una ragazza si è appena laureata in economia, bravissima. Sì. Era una ragazza veramente speciale, sì. Intelligentissima, sì. E anche lei ogni tanto giocava. Certo, non giocava le mie cifre, però qualche soldino te lo giocava pure. Poi dopo siamo ritornati insieme. Per cui, ragazzi, se c'è qualcuno qua disponibile a fare coppia con il suo Filippo Ciampagna, che non ha bisogno, naturalmente, però si proponga, è importante che sia un po' ludopatica. Anche figa, però. Vabbè, ma questo è un altro discorso. Senti, si può dire, scusi, la sua preziosa opinione sul caso Ferragni, dato che ho lasciato dulcis in fondo questa roba. Io stasera, come mi vede, ho messo una felpa maglietta bianca perché il bianco
è il colore della purezza. Poi a me questi personaggi, Chiara e il suo compagno, non mi sono mai piaciuti. Già da Sanremo, beh, no, però fammi fare una specie di quadro, no? Perché loro sono andati a Sanremo, hanno fatto una campagna elettorale di sinistra, una cosa vergognosa. Tant'è vero che io Sanremo non lo guardo, non pago neanche il canone per la RAI, non do un centesimo. Io la RAI non gli do, perché io l'idea che quella gente lì, l'idea che queste persone qua vengono pagate da me, a me viene una rabbia. Piuttosto mi veramente do 1.000 euro per un colpo a blackjack, li spendo, ma dare i soldi a sta gente qua, cioè la RAI lei non la paga. Scusami Giuseppe, a me i comunisti con Rolex non li detesto, perché io ho amici comunisti, no, sto parlando dei due personaggi, io ho amici comunisti anche simpatici, ognuno ha le proprie idee, siamo in un paese libero, è giusto che, ma questa gente qua che fanno i comunisti con Rolex, c'è la morale, dice, ma dove morale volete andare? Ecco, ma che è successo secondo lei? È una cosa vergognosa. Che dovrebbe accadere secondo lei a questo questa punto? Qua, ragazzi, questa qua è stata fatta una beneficenza con l'inganno, questa è una truffa gravata, qua devono essere processati. No, tu però, Parenzo, scusa, l'altro giorno raccontavi del sale, fai replicare, dottor Parenzo, un secondo solo, tu mi stai Parenzo l'altro giorno replicavi alla vanna il sale, queste cose qua, ma questa qua è truffa gravata. Qui la gente ha comprato i pandori per 10 euro adesso, che costava 3 euro. Non avere il coraggio di difendermi, perché giuro che la prossima volta ti vengo a prendere. La situazione grottesca nella quale siamo è che nello studio di Radio 24 uno che c'ha più buffi di quanto si possa immaginare. Ma io non c'ho buffi, io non c'ho debito con nessuno. No, ho detto la situazione in cui ci sono due. Uno stirato con un conto corrente che piange, ha indebitato persone, ammiratore di Mussolini, dall'altra uno che si vanta di fare alle 4 del mattino, di bere fino a sfondarsi e di ballarsi la fresca, va a fare la morale a una imprenditrice che almeno nel corso degli anni gli hanno dato l'Ambrogino d'oro e adesso glielo tolgono, che è stata una vergogna dare l'Ambrogino d'oro è a questo personaggio, una vergogna. Sai a quanta gente dovrebbero togliere infatti l'Ambrogino tanti d'oro. Marchi oggi, marchi della moda, gli hanno tolto i contratti. Torniamo alla cosa. Scusa, la beneficenza con l'inganno, scusami, questa è truffa aggravata. Vabbè. Perché se la fa Filippo va in galera, viene processato, se la fanno loro, ma come? Pensa Giuseppe, che ho visto le interviste di certi cittadini, ma è una brava ragazza, 10 euro l'abbiamo spesi volentieri, ma questa ha guadagnato fiordi. E poi scusami Giuseppe, il giorno dopo 2 o 3 giorni fa un video di ovviamente un milione, costruito a tavolino con un outfit da poverella della chiesa che non mette il trucco, con i capelli sporchi, tutto poverella costruito a tavolino per prendere per i fondai la gente, allora, è andato esaurito quel maglione, concludo, e addirittura dice donerò ipotica 1 milione. La beneficenza si fa con la bocca chiusa, si fa con la bocca chiusa, l'altro dice regolare, scusami regolare. Filippo, vorrei tornare all'argomento di banca, dice regolare. Se ti arriva una multa, ma tu che fai? Che cazzo me ne frega a me delle banche, Parenzo, sta a casa. In che senso che te ne frega delle banche? Delle banche non me ne frega un cazzo, non ci penso neanche le banche. Beh, ho capito, però tu hai fatto i buffi con le banche. Che me ne frega? Ma Parenzo, ascoltami me, ma scusami una cosa, tu vieni a rompere il cazzo a me quando c'è gente che con le banche ha fatto più puffi, ma gente con i controcazzi, con imprese, ma a livelli ma di cosa stiamo parlando? Di non rompere i coglioni a me. Scusami, ma stai a casa. Questa settimana com'è andata? Gli ultimi 10 giorni, quanto hai fatto? 2? Hai perso, hai vinto? Che hai fatto? Ho perso 2.000. Hai perso 2.000. È regolare. Bravo. Ma non è regolare. Ma cosa giochi ancora che non c'hai neanche i soldi per piangere? C'è una foto che ti inquadra. C'è una foto che Parenzo, se vieni a Milano, ti faccio bere io una bottiglia buona, va, poverello. Mica il tavernello che ti bevi, va. Scusami, poverello che non sei altro. Io ricordati che anche senza soldi il sottoscritto fa sempre il signore. Signore si nasce, non si diventa. Diglielo, hai capito, Parenzo? Signore si nasce, non si diventa. Filippo, con chi passi? Gli hanno fatto un regalo aziendale. Gli hanno regalato. Questo signore qui ha avuto pure l'ardire di indignarsi perché in azienda, nell'azienda dove lavora, gli hanno regalato il panettone. Ma Pandoro ha fatto Bauli, la battuta, dai. Si è pure stata lamentato. Si è pure lamentato. Non mi sono lamentato, ho fatto la battuta per far ridere anche i miei colleghi. Ma è stata Parenzo, una cosa per me. Gioco, uno, se uno vuole. Non è che mi sono lamentato. Scusa, Nevio, se uno vuole. Pandoro l'ho preso.
preso, vuole evadere il fisco. Io, per me uno può fare quello che vuole della sua vita, però quando vedo la beneficenza fatta con l'inganno mi va sangue alla testa, perché sono presi in giro delle persone che hanno bisogno, che possono essere dei bambini, delle persone malate, e la gente lucra su questo fatto. Questa deve essere processata. Vabbè, si deve andare ad essere processata. Però scusi, siccome io una volta ho fatto un errore, Giuseppe, ho fatto un errore, ho chiesto scusa, ho pisciato su un libro di un autore senza ho sbagliato, ho chiesto scusa, ho pagato, mi hanno processato subito, subito. I soldi processi, ora che fai, ti chiamano, mettono 5 a me subito, processato subito, ho pagato, si è risolto bene, ho sbagliato, ho chiesto scusa, era una sera che ero in Gaina, non condividevo determinate pensieri, era in Gaina, era una sera che era in Gaina, ed è normale, ho chiesto scusa. Scusi, a lei piacciono le slot machine, piacciono? Abbastanza. Sì, lei gioca ancora alle slot? Ogni tanto sì. Ogni tanto, quanto si gioca alle slot? Dipende. Male. Malissimo. Dipende. Come mai? Sono ludopatico, porco dito. Sono giocatore da quando sono nato, Parenzo. Qual è il problema? Io sono nato giocatore, schiatto giocatore. Fratello, ma che cazzo mi devo curare? Aspetta, però è interessante, cioè tu sei nato giocatore e schiatterai da giocatore. È regolare. Per forza, noi siamo fatti così, Cruciani. Io sono ludopatico e ci aggiungo anche l'aggettivo frenetico. Devo sempre giocare. Sempre. Ascolta, sai qual è tutti il mio giorni, sogno? Tutti i giorni devo. Poi se non posso andare al casinò, mi gioco un cavallo, vado in una sala slot. L'unica cosa che non mi piacciono, gioco la bolletta del calcio ogni tanto. Non mi piacciono i gratta e vinci, le nanotto. Quelle sono robe dello Stato, tutte truffe. Truffe legalizzate. Queste qua sono truffe legalizzate. Ma roba da male. Parenzo, io ti dico solo una cosa. Siamo stanchi, io in primis, di tutti questi comunisti, non li vogliamo più in Italia. Ma dove sono i comunisti? Non c'è nessun comunista. Tu come no? La Chiara Ferragni cos'è? Di destra? Ma di cosa parla? Un'ultima cosa, tu a tutte e due la voglio chiedere. Il signor Lacerenza, dove voi andate ogni tanto spesso, spero che continuate. Certo, mio amico, mio fratello. Assolutamente, certo. Spesso va con l'escort. Che problema c'è? No, appunto. Ma a te piace pagare, per esempio? Ma io non voglio fare l'ipocrita, in passato anch'io sono andato a puttane, cioè non è che voglio fare l'ipocrita. Adesso ho 47 anni e voglio solo uscire con una ragazza che mi piace. Però mi non pagheresti, non paghi. Vabbè, a parte che poi porti fuori la ragazza, gli paghi l'aperitivo, anzi mi sa che se vai con le colesco spendi di meno, te lo dico. E lei, signor Nevio, lei paga? Cosa? Lei va a puttane ogni tanto? A puttane, sì. Non sono le puttane. Lei non è... Ma va. Lei non tira più il pisello, manco a pagarlo, manco con la carrucola. Piuttosto mi faccio un rasponino. Un Rasputini come si chiama? Regolare. Grazie ragazzi, a presto. Buonasera a tutti, grazie. Italiani!